Una bambina di nome Masha sta giocando con suo padre quando vedono bruciare un albero di Natale, e tutti iniziano a correre. Nel processo il padre di Masha affronta una persona sospetta con un costume da coniglio. Il papà poi arriva a casa dopo sua figlia, porta a Masha un regalo e dei fiori per sua moglie. Il papà poi spiega a sua moglie cosa è successo. Successivamente, il papà di Masha le chiede se ha scritto una lettera a Babbo Natale. Lei si è completamente dimenticata, quindi si affretta a farlo ora. Il padre di Masha parla con sua moglie di un dipinto che hanno nel loro soggiorno, che non è una copia, è l'originale e probabilmente vale abbastanza per aprire una scuola d'arte per sua moglie. Le dice questo perché ha intenzione di uscire e molto probabilmente di non tornare mai più. Il padre di Masha legge la sua lettera a Babbo Natale, chiede una bambola, una sirena e pattini a rotelle. La bacia sulla fronte mentre lei dorme ed esce di casa. Nel mentre vediamo Karachun che dice darà questo pianeta ai mostri, ma ha bisogno di qualcuno che possa aiutarlo in questo compito. Masha ora, che sembra più grande, si sveglia agitata pensando a suo padre. Sua madre viene a controllarla, a quanto pare succede spesso. Si siedono per fare colazione e la madre di Masha le dice che stanno ancora ricorrendo alla medicina tradizionale per aiutarla con i suoi sogni. Masha non ne è convinta e chiede se ha qualcosa a che fare con un altro membro della battaglia psichica. Sua madre poi si prepara per uscire, comprerà gli ingredienti per fare una torta di carote. Masha sa che questa tradizione ruota attorno all'attesa del ritorno di suo padre. Più tardi la ragazza sta frequentando una lezione di ballo quando dal nulla appare un mago di nome Karachun, ma nessuno lo ha notato. Al ritorno a casa, Masha si ritrova in un raduno natalizio, tuttavia accade qualcosa di strano, tutti sono congelati nel tempo, tranne lei e un gruppo di maghi comandati da Babbo Natale. Questo gruppo sta usando le frecce per sparare ad alcuni mostri volanti noti come chimere. Masha è scioccata guardando tutto, una donna va da lei e le dice di stare vicino all'albero di Natale perché è più sicuro stare lì, ma Masha vuole scappare quando un mostro la raggiunge. Per fortuna Nikita se ne accorge e si precipita a salvarla uccidendo la chimera. Babbo Natale non ne è molto contento e gli ricorda che deve seguire le regole che impongono di stare vicino alla squadra, così Babbo Natale si porta via la sua sfera magica, quindi Nikita si avvicina alla folla e li scongela. Karachun appare di fronte a Nikita e gli dice di ripetere alcune parole che gli daranno potere, cosa che fa ma non succede nulla. Intanto, all'interno di un autobus volante congelato, la donna che ha detto a Masha di aspettare vicino all'albero ora sta spiegando che coloro che sono in grado di vedere ciò che gli altri non sono, hanno uno speciale gene del ghiaccio. Quando arrivano a destinazione, l'autobus magico svanisce nel nulla. Entrano in quello che sembra essere un planetario e Babbo Natale si fa vedere. Dice che per secoli sette fratelli immortali hanno combattuto per proteggere la popolazione del pianeta dalle chimere. Suo padre Eleazar costruì una cupola protettiva attorno alla Terra che la gente chiamava cielo. Così il cielo li protegge dalle chimere. Dice anche che gli alberi inviano fili d'argento nello spazio, quindi se le persone smettessero di radunarsi attorno all'albero di Natale e si scambiassero un filo d'argento, la cupola protettiva si indebolirebbe e prima o poi si spezzerebbe sotto la pressione delle chimere. Ogni mago ha il proprio pezzo di cielo, una sorta di sfera magica. Queste sfere ora cadono dal cielo e nelle mani dei tanti maghi che le hanno raccolte. Alla fine del discorso di Babbo Natale dice loro di proteggere gli alberi di Natale. Nikita vede Masha, parlano un po' e lei gli chiede come uscire da lì. Nikita la porta davanti a una porta e le chiede la sfera, la lancia via e questa porta si apre. Quando vi entrano, Nikita spiega che sono circondati da lettere scritte a Babbo Natale. Masha è sorpresa di vedere questo, vuole vedere se Nikita riesce a trovare la sua lettera. Durante la ricerca della lettera condivide un po' della sua storia, Masha trova interessante il fatto che entrambi siano cresciuti senza i loro padri. Dopo averle consegnato le lettere, Nikita si mette davanti a un muro e recita le parole che gli erano state dette prima da un mago. Questo crea un buco nel muro causato da una sfera scura. Nikita prende la sfera e ne esce un corvo, ma presto scappa come un'ombra attraverso la ventilazione. Ora, Nikita è sul tetto a provare questa nuova sfera. Karachun appare davanti a lui, quindi Nikita sfrutta l'opportunità per chiedergli come usarla correttamente. Karachun lo prende e gli spara con così tanta potenza che Nikita cade a terra. Intanto, i sette fratelli immortali stanno conversando sul loro fratello maggiore di nome Karachun che ha lasciato le chimere libere, e per questo Eleazar decise di rinchiuderlo tra le montagne ghiacciate. Quindi ora stanno discutendo se dovrebbero perdonare un ribelle, ma vengono interrotti da Karachun che ha rubato la sfera nera di Nikita. Mostra loro una chiave tra le cinque che sono sparse nel mondo, dice che ora riuscirà a trovarle. Karachun usa la sfera nera contro Babbo Natale, e il potere è così forte che Babbo Natale cade a terra con aria molto colpita. Karachun afferra un enorme cristallo di ghiaccio e corre con esso. Babbo Natale riesce a sparargli contro il suo bastone, ma Karachun riesce comunque a scappare.
Babbo Natale dice che ora devono cercare i guardiani per ritirare le chiavi, ma uno dei fratelli sostiene che non è una buona idea perché i guardiani non daranno loro le chiavi poiché rappresentano la loro immortalità. Intanto, uno dei fratelli prende l'involucro di un regalo per rivelare un cubo di ghiaccio con dentro uno Yoji. Babbo Natale gli fa quindi una foto. Successivamente, Masha apre la porta per trovare Babbo Natale. Quando entra in casa sua nota alcuni dei disegni realizzati da Masha sulla base dei suoi sogni. Babbo Natale rileva che uno mostra Karachun, e Masha spiega di averlo visto solo in sogno. Babbo Natale le racconta la storia di suo fratello maggiore. Eleazar, il loro padre, scelse una spada che Karachun non avrebbe potuto prendere a meno che non fosse riuscito a trovare le 5 chiavi. Babbo Natale prende una lettera che Masha fece 7 anni fa, in cui includeva il disegno di uno Yoji all'interno di un cubetto di ghiaccio. Babbo Natale tira fuori il telefono e mostra la foto che ha scattato ieri a quello stesso uomo. Lui vuole sapere cosa ha visto Masha di recente, raccoglie alcuni disegni, ma non ricorda dove sia avvenuto nessuno di quei sogni. Babbo Natale è arrabbiato, ma lo è anche Masha perché non le ha mai dato quello che voleva per Natale, cosa che l'ha portata a smettere di credere in lui. Tornando in classe, a scuola Masha è un'emarginata. L'insegnante le chiede di farsi avanti alla lavagna, lei traccia alcune linee e vediamo come sta avendo una visione di due taglienti pezzi di ghiaccio che vengono lanciati contro Nikita. I suoi compagni di classe la deridono a causa della sua reazione, quindi lei se ne va. Ormai Karachun è già in possesso di 3 chiavi, il che significa che ne rimangono solo 2 da trovare. Uno dei giovani maghi della casa magica mostra un pianista canadese che è stato trovato congelato. Questo si adatta a un disegno fatto da Masha, per cui Babbo Natale si chiede cosa succederà dopo. Masha entra nella stanza dicendo che sa esattamente cosa succederà, gli dice di aver visto alcune persone litigare sul tetto di un grattacielo e una di loro aveva una chiave. Babbo Natale le chiede di ricordare i volti delle persone che ha visto e Masha inizia a identificarne alcuni tra le persone presenti, ma non riesce a identificare l'uomo che portava la chiave. Successivamente, Babbo Natale affronta Nikita riguardo alla sfera nera. Nikita confessa di essere stato avvicinato da Karachun che gli ha detto che la sfera nera lo avrebbe reso più forte. Babbo Natale è arrabbiato per questo e ora considera Nikita un traditore. Intanto Masha arriva a una festa tenutasi a New York, è accompagnata dalle persone che ha visto nella sua visione. Sono vestiti come se facessero parte dello staff. Partecipano a un ballo con le persone della festa che circondano i 3 e poi li congelano, ma un uomo non si è congelato, è così che sono in grado di capire che devono inseguirlo. L'inseguimento li porta sul tetto del grattacielo proprio come nella visione di Masha. I maghi gli dicono che 3 guardie sono morte a spese di Karachun e lui avrà la stessa fortuna a meno che non restituisca la chiave, ma l'uomo rifiuta, non lasciando altra scelta che combatterlo. Nikita è riuscito a ottenere la chiave, ma poi Karachun appare attaccando con i taglienti pezzi di ghiaccio. Per fortuna Masha si mette in mezzo e blocca l'attacco usando la sua sfera. Tuttavia Karachun porta via la chiave. Nel frattempo, Masha ha un'altra visione in cui indossano maschere. Poi incontrano Babbo Natale che dice loro che dopodomani si terrà un'asta per un dipinto italiano, e lì i partecipanti devono indossare delle maschere. Quindi ora sanno dove dovranno andare, ma devono sbrigarsi perché Karachun ha solo un'altra chiave da recuperare. All'asta c'è una torta con dei segni scritti sopra, questo dice a Nikita esattamente dove dovrebbe andare. Sale su una carrozza con Masha, ma Karachun li raggiunge così sono costretti a scendere e camminare. La lotta si svolge nella foresta. Tra loro c'è anche un uomo con la maschera, Masha lo chiama papà. E quando si toglie la maschera sappiamo davvero che aveva ragione, quindi si riconciliano. Suo padre le dice che si occuperà di Karachun, ma lei deve restituire la chiave mancante poiché ne è lei ora il tutore. Quindi prende la chiave e se ne va, ma poi riappare a casa di Masha. Sua moglie lo riceve con una deliziosa cena. Mentre Masha torna alla casa magica e porge a Babbo Natale la chiave mancante che le aveva regalato suo padre, ma Nikita è sotto l'incantesimo di Karachun, quindi è riuscito a rubare una chiave a un guardiano. Questa era l'ultima chiave di cui Karachun aveva bisogno per sbloccare la spada che suo padre aveva lasciato. Ora Babbo Natale deve combatterlo e con l'aiuto dei suoi fratelli riescono a congelare Karachun. Masha porta via Nikita per salvarlo perché il gruppo di maghi crede che sia un nemico. Nikita confessa a Masha che voleva essere un buon mago per lei, ma è finito per diventare malvagio. Masha non si preoccupa di questo poiché sa che in realtà è buono, quindi si baciano. Infine, vediamo i molti fili d'argento uscire dagli alberi e nello spazio che sicuramente manterranno l'umanità al sicuro. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione. Se siete arrivati fin qui lasciate un commento con l'emoji di Babbo Natale. A presto, con il prossimo riassunto.